Ministero di Cultura sui United Kingdom, il Regno Unito. Possiamo sentire l'inno nazionale inglese in sottofondo e vedere la bandiera del Regno Unito, degli Union Jack. Nella cartina osserviamo l'anno, la capitale del Regno Unito e l'Irlanda del Nord, Northern Ireland, che fa parte comunque del Regno Unito. Nel prossimo esercizio cliccheremo sulle bandiere, clicco on the flag. Questa è la bandiera dell'Inghilterra, the flag of England is the St. George's Cross, la croce di San Giorgio. Il Regno Unito è formato poi da Scotland, la cui bandiera è St. Andrew's Cross. Poi abbiamo il Galles, Wales, la cui bandiera è The Red Dragon, e infine Northern Ireland, la cui bandiera è St. Patrick's Cross. Drag the countries and put them in the right place as in a puzzle. Then drag the names of the countries, the flags and the names of the flags and put them in the right place. Trascina gli stati e metterli nel posto giusto come in un puzzle. Poi trascina i nomi degli stati, le bandiere e i nomi delle bandiere e metterli nel posto giusto. Ecco, allora qua si tratta di ricostruire il puzzle del Regno Unito. Ecco, riconosciamo qui il Galles. Scozia. Allora, vuol dire qualcuno a ricostruire l'Irlanda con l'Irlanda del Nord? La posizione, ecco, all'incirca sarà questa qui, più o meno. Esatto, benissimo. No, perfetto. Ora collochiamo i nomi degli stati al posto giusto. Vuoi aiutarmi, Giovanni? Benissimo, Wales. Northern Ireland, poi mettiamo le bandiere al posto giusto. Very good, ok, benissimo. Scotland, perfetto. Il dragone rosso, il Galles, infine. Benissimo, Northern Ireland. Mancano solo i nomi delle bandiere. Benissimo, St. Patrick's Cross. The Red Dragon, St. George's Cross e infine St. Andrew's Cross. Perfetto, benissimo, esercizio svolto. Look at the four capital cities of the United Kingdom, memorize their position. Guarda le quattro città capitali del Regno Unito, memorizza le loro posizioni. Ecco, qua bisogna memorizzare bene la posizione delle quattro capitali, Edinburgh, London, Cardiff e Belfast, sulla cartina in modo da poter fare questo esercizio di posizionamento. Start, cominciamo. Where is London? Ok, very good Giovanni. Ok, where is Edinburgh? Ok, very, very good, excellent. Where is Cardiff? Ok, and where is Belfast? Very good, congratulations, you scored 650. Ok, vediamo. Andiamo al prossimo esercizio. Questo è un quiz. The United Kingdom is a union of two countries, three countries, four countries, five countries. Ok, well done, very good, four countries. The next. The next one is a crossword, un diciamo cruciverba, sì, uno schema di parole crociate. Allora, vediamo come si fa. Vediamo per esempio la una orizzontale. Clues. The capital of Scotland. Allora, qui possiamo utilizzare la tastiera. Capitale della Scozia
Do you want to try, Giovanni? For example, four down. The national English. The rose, very good, okay. The next one. Okay, another crossword. It's all, it's over. The end.